A Modena cominciano oggi i mondiali antirazzisti, 184 le squadre partecipanti. L'anno scorso l'appuntamento in realtà non era stato poi troppo distante, sentiamo. Mondiali antirazzisti WISP, edizione numero 19. Stanno per iniziare le partite su tutti i campi di Bosco Albergati a Castelfranco Emilia. Le squadre sono in campo e tra qualche attimo ci sarà il calcio d'inizio. Vincenzo Manco, presidente Unione Italiana Sport per Tutti, WISP, ben trovato, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a voi. Allora, ovviamente, grazie a voi, a lei, ovviamente di connessi ascoltatori, non aspettatevi stati da 80.000 spettatori, giocatori super pagati, qui lo spettacolo è un altro, giusto? Sì, lo spettacolo è intanto contro ogni forma di discriminazione, poi oltre che allo spettacolo rendiamo protagonisti le 184 squadre e i 5.000 ragazzi che vengono a Bosco Albergati, Castelfranco, in provincia di Modena, con un tratto distintivo che è quello appunto dell'antidiscriminazione, dell'antirazzismo, praticando sport, ascoltando musica e facendo cultura, perché abbiamo anche dei tavoli di confronto su questi temi, diritti e antidiscriminazione. Senta, gli ideali, i ragazzi, il messaggio, tutto perfetto, ho il sospetto possa fare un po' caldo però. Madonna, temperatura altissima, ma per certi versi, diciamo che i mondiali antirazzisti a questo sono abituati. Tra l'acqua di rete, le attrezzature che abbiamo messo e gli alberi che ci sono, cerchiamo di poter sopperire alla calura e quindi di permettere comunque un sano e grande divertimento. E le zanzare? Le zanzare risolviamo anche quelle, perché poi quando c'è la passione dello sport si risolvono anche quelle. Un po' di autan e qualcosa riusciremo si a risolvere. Si risolve tutto. Senta, allora, perché al tavolo ci si passa l'antizanzare. 184 squadre, ma non abbiamo detto che disciplina. Allora, sicuramente il calcio. Diciamo che la parte centrale dei mondiali antirazzisti nelle 20 edizioni, sostanzialmente il calcio, parte con un'idea dei gruppi ultra, delle squadre di calcio europee, e poi dopo si è allargata e si è diffusa, e quindi noi oggi abbiamo anche dei tornei di pallavolo, di basket, di rugby e addirittura di lacrosse, di touch rugby anche, quindi cioè? Abbiamo anche e di chukball, quindi abbiamo mi spieghi perché sennò mi perdo. Torneo di chukball. Chukball, che è in pratica una specie, diciamo così, di pallamano, quindi è all'interno di un perimetro che è delineato sempre nei campi intorno a quelli del calcio, quindi vicino all'area riservata ai mondiali antirazzisti, un perimetro all'interno del quale si confrontano due squadre con una porta apribile di un metro per un metro, dentro la quale bisogna appunto tirare una palla. Dove si gioca questo chukball di solito? A Castelfranco, sempre lì. No, di solito, se di tradizione in altri paesi. Sì, ma molto comunque si sta facendo anche in Italia, nei paesi anglosassoni soprattutto, ma da qualche tempo lo si fa anche in Italia, così come anche il lacrosse è iniziato nei paesi dei Grandi Laghi, soprattutto di tradizione dei nativi americani della zona dei Grandi Laghi in Canada, poi dopo pian pianino è arrivato anche in Europa e viene anche praticato in Italia con questa mazza con una rete per spingere la palla dentro appunto un porta. Comunque il chukball avrei un giocatore da suggerirle, Super Chuk, quando ero bambino esisteva Super Chuk, vincerebbe di sicuro. Esatto. Senta, allora ho letto che il torneo di calcio termina sabato con i rigori, avrei un paio di nomi da suggerire, da tenere lontano, però lasciamo perdere. Meglio tenerli sulla stampa sportiva quelli, via. Esatto. Anche se va riconosciuto che hanno comunque fatto un grande torneo, un grande europeo, però insomma lì siamo mancati un po', purtroppo succede anche ai grandi, se guardiamo Messi alla finale anche della Coppa America, purtroppo succede a tutti. Senta, è un appuntamento dedicato a Giulio Regeni, in questo ci teniamo a dirlo. Assolutamente, noi siamo stati fin dall'inizio promotori, abbiamo sostenuto la campagna Verità per Giulio Regeni, come la gran parte delle reti sociali e delle istituzioni italiane. Oggi questo confronto, dibattito, chiacchierata, approfondimento che c'è stato con Riccardo Nori di Amnesty International e Carlo Balestri, responsabile nazionale delle politiche internazionali e ideatore dei mondiali antirazzisti, abbiamo voluto affermare ancora il nostro impegno di WISP, di tutta l'iniziativa dei mondiali antirazzisti, per portare a casa come paese, soprattutto per la famiglia di Giulio Regeni, la verità. Ricordiamo solamente fino a quando e dove?
fino al 10 di luglio siamo lì ai mondiali antirazzisti, il 9 si giocheranno appunto le finali, il giorno delle finali, Castelfranco Emilia, Castelfranco in provincia Emilia. Di Modena. Grazie Vincenzo Manco, presidente dell'Unione Italiana Sport per Tutti, grazie per essere stato con noi e buon caldo e buon divertimento. Grazie a voi, resisteremo, grazie davvero.